avendo voi capito, mi auguro, a questo punto, che il vero avanzamento è fatto dallo spirito, ma che noi vediamo nelle forme della materia e vediamo in modo uguale e contrario, in un futuro che per lo spirito è un accesso verso il passato sempre più relativo, fino al punto iniziale della vita, che è la morte. Capito che questo è il vero verso dello spirito, che comincia dalla morte e riporta tutto il disegno nell'unità di Dio, capite bene che Dio non ha mai messo in croce suo figlio. Ma come potete aver creduto che un padre sacrificasse suo figlio per il bene di tutti gli uomini? Tutto è immaginario in questa esistenza. Il male che vedete è una pura ipotesi, anche se porta molta sofferenza in questa vita. Ma la sofferenza è proprio quel pagare di persona che è indispensabile a radicare nella persona un interesse assoluto per la propria salvezza, per la propria gioia, per tutto quello che si oppone al dolore, alla sofferenza, nell'attesa di una gioia illimitata, infinita, che non sia mai soddisfatta. Ecco, alla luce di ciò, anche la vita di Gesù è nata nel momento della sua morte, quando ha detto tutto è compiuto. E il vero verso dello spirito di Gesù è proprio in quel segno di un discendere salvo da quella croce, e secondo lo sfottò che proprio Gesù dovette patire da chi gli disse: se è vero che sei figlio di Dio, di a tuo padre di schiodarti da quella croce e di farti scendere libero. Ecco, proprio questo è quello che accade. E Gesù, sceso da quella croce, annullate tutte le sue frustate, rientra egli pure verso l'innocenza di quel Gesù bambino, per rientrare poi, come tutti gli uomini, nell'unità di Dio, attraverso anche tutta la serie dei suoi antenati.